Aiuto alla Chiesa che soffre ha collaborato alla ricostruzione di 6.000 case per i cristiani d'Iraq che sono tornati dopo la caduta dello Stato Islamico. Ora sta anche ricostruendo le chiese, come la cattedrale di Altaïra di Karakosh, la chiesa cristiana più grande del paese. Si tratta di uno dei più di 5.230 progetti che l'organizzazione ha sostenuto nell'ultimo anno in 139 paesi. Qui c'è una caratteristica particolare che è il sostegno pastorale, ecco, sottolineo pastorale, alla Chiesa che soffre. Quindi non è semplicemente un sostegno, diciamo, solidaristico, ma è un sostegno mosso dalla preghiera e quindi dalla carità. È nata, d'altro canto, la fondazione con queste caratteristiche. Aiuto la Chiesa che soffre può contare sul sostegno di 330.000 piccoli e grandi benefattori. Oltre a ringraziarli per il loro aiuto, la Fondazione Pontificia, nel suo ultimo report sulle attività, ha spiegato come sono stati spesi 106 milioni raccolti nel 2019. Aiuto la Chiesa che soffre è conosciuta per il suo lavoro nell'aiuto ai cristiani perseguitati e nel sensibilizzare a proposito della loro situazione attuale. Oggi ci sono almeno 200 milioni di persone che non possono praticare liberamente la propria fede, che subiscono maltrattamenti e discriminazioni in più di 40 paesi. Per esempio, nel 2019, Aiuto la Chiesa che soffre ha sostenuto progetti di cristiani in Nigeria, Camerun e Burkina Faso, dove imperversano il fondamentalismo e il terrorismo jihadista. Anche i nostri partner dei progetti ci hanno informato che nell'area del lago Chad, cioè Camerun, Nigeria, Chad, qui nella frontiera, Boko Haram impone la sua presenza usando nuove strategie veramente orripilanti, come per esempio tagliare le orecchie alle donne del villaggio come punizione per non aver obbedito alla loro predicazione. In Siria, dove la popolazione sta pagando le conseguenze di 10 anni di guerra, Aiuto la Chiesa che soffre fornisce aiuti di emergenza per la sopravvivenza. I cristiani hanno il diritto di stare nella terra dove sono nati. Il nostro aiuto materiale rende possibile la sopravvivenza alle famiglie cristiane e aiuta i cristiani a rimanere in Medio Oriente. La situazione dei nostri fratelli e sorelle nella culla della nostra fede rimane vulnerabile, ma continueremo a fare tutto quello che ci è possibile per supportarli. Al di là dei limiti geografici, Aiuto la Chiesa che soffre aiuta un sacerdote su 10 per il suo sostentamento, lavoro pastorale e sociale. Inoltre aiuta un seminarista su 7, così che possa continuare la propria formazione. Inoltre sostiene circa 13.000 religiose che lavorano in zone di guerra, quartieri degradati e zone marginate. Ora la priorità di Aiuto alla Chiesa che soffre è dare loro supporto nella pandemia, così che sia possibile continuare a prendersi cura di così tante persone dimenticate. Vorrei dire questo, un grazie per la loro tensione spirituale e per non aver perso di vista le cause laddove la Chiesa soffre davvero.